Bene, buongiorno a tutti. No, il microfono perché... Ecco, ora ci siamo. Buongiorno a tutti e grazie per essere intervenuti, grazie alla stampa presente. E a me l'onore di aprire questa conferenza stampa di presentazione di quest'opera, un'opera che l'Associazione Canottieri, la Maremiria di Termoli e il Circolo Canottieri hanno inteso condividere con il mosaico, chiedo scusa, perdonatemi, hanno inteso realizzare per la nostra comunità e di concerto naturalmente con quello che era la volontà dell'amministrazione comunale. L'opera, dico brevemente perché poi passo naturalmente la parola agli attori principali, a coloro che poi si sono impegnati fattivamente per la realizzazione di questa bellissima opera, consiste nella realizzazione di un murales sulla facciata del mercato ittico, un murales che raffigurerà la figura di San Basso, il nostro santo patrono, e un'opera, ripeto, che andrà a riqualificare un attimino quella che è la facciata del nostro mercato ittico, ma che diventerà un'icona per la nostra comunità, diventerà sicuramente un grande attrattore, perché comunque per come è concepita e per come è strutturata, credo che sia veramente una vera e propria opera d'arte. Non mi dilungo ulteriormente e a questo punto passo la parola al Nico Balice, il consigliere Nico Balice, presidente anche dei Canottieri di Termoli, per l'illustrazione di questa iniziativa. Prego. Buongiorno a tutti, grazie Assessore. Sì, riprendo quanto detto dall'Assessore Barile, chiaramente questa è un'opera che diventerà molto attrattiva in quanto prende tutta la parete frontale del mercato ittico, per cui sarà visibile da tutto il porto, sia dalla nostra collettività e sia per quanto riguarda i turisti, che quest'estate saranno numerosi a Termoli. Il Circolo Canottieri, io oggi sono qui in veste di, prima di tutto, di Presidente del Circolo Canottieri Termoli e poi come Consigliere Comunale, ma per dirvi che il Circolo Canottieri ha voluto fortemente quest'opera, abbiamo aderito immediatamente al progetto presentato dal Comune di Termoli per due motivi fondamentali. Il primo è la vicinanza di questo sport di mare alla gente di mare. Il secondo è l'appartenenza come tesserati a questa associazione per un buon 30% da parte di gente di mare vera e propria, nel senso che ci sono tanti armatori, tanti marittimi con le loro famiglie che partecipano attivamente a questo sport che da qualche anno si sta facendo valere a livello nazionale e internazionale, sia nei campionati italiani e sia nei campionati europei negli ultimi due anni, in cui stiamo facendo molto bellissime figure. Chiaramente è un altro momento di aggregazione, un altro momento di colleganza che c'è tra la gente di mare e la città, in un momento storico molto particolare in cui anche questo indotto è in sofferenza. Gli artisti che si avvicenderanno, di questi artisti vi parlerà Enrico Miele perché ha avuto contatti diretti, e a lui lascio la parola per approfondire il discorso sotto un profilo più tecnico. Grazie a tutti. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Anche io, come ha detto il consigliere Balice, sono qui come presidente del Mosaico, l'associazione che conoscete, e come consigliere comunale. Volevo solo dire, prima di dire una cosa sugli artisti, questo murales per noi rappresenta anche un segno di speranza, nel senso che ci sono tante emozioni qui condensate, come potete vedere. È la devozione di Termoli per San Basso, è la benedizione di San Basso su Termoli ed è una speranza dopo caro sindaco, no, un periodo veramente difficilissimo per tutta la nostra città. Qui poi gente di mare, che non è soltanto l'omaggio ovviamente alla marineria e ai pescatori, ma fondamentalmente tutti noi che viviamo a Termoli ci sentiamo gente di mare, questo è il significato che abbiamo voluto lanciare qui. E gli artisti, uno è locale, un altro viene da fuori, abruzzese, di Termoli Alessandro Cristina, abruzzese Andrea Danieri, in arte E-Made, è un artista conosciuto che ha fatto diverse opere di rilievo, poi magari l'assessore Barile
o mostrare le opere da lui realizzate. Quindi questa opera con la benedizione anche, possiamo dire, di San Basso e dell'amministrazione comunale è un auspicio per una pronta ripresa della città. Grazie a tutti e passo la parola all'altra associazione che ha contribuito. Vai Paolo. Grazie, buongiorno, grazie a tutti quanti, ringrazio soprattutto l'associazione Mosaico, l'associazione Canottieri, il sindaco del comune di Termoli, l'assessore, per avermi invitato a partecipare a questo progetto, perché sinceramente è una cosa bellissima sia per i pescatori, io rappresento l'associazione armatori di pesca del Molise, che per l'associazione San Basso, che negli ultimi anni ha organizzato la festa. È una cosa fantastica, è bellissima e ringrazio tutti quanti. Grazie Paola, ringrazio i rappresentanti delle diverse associazioni. Diciamo che questo murale deve rappresentare un omaggio al nostro santo patrono, perché sia di buon auspicio e nella speranza di uscire presto da questa situazione pandemica che ormai da oltre un anno grava sia psicologicamente che socialmente su tutti quanti noi. L'idea è un'idea che io ho sposato subito perché mi piace ogni forma d'arte che in qualche maniera può essere espressa e portata a conoscenza di tutti. L'idea di questo bozzetto è molto bella, sono sicuro che verrà una bellissima opera, ma soprattutto è fuori da quello che generalmente è l'art street, cioè è un murales per la prima volta, devo dire che è un murales di carattere religioso, dove si rappresenta un santo e non i beniamini o i campioni di calcio o da altri personaggi del mondo sportivo e che in qualche maniera tutti conosciamo. Il nostro invece è un omaggio al nostro santo patrono e che consentirà a tutti coloro che in qualche maniera arriveranno a Termoli e andranno a visitare il porto di vedere rappresentato San Basso, e questa è una cosa molto bella. Io vi ringrazio e non posso che dire a tutti quanti voi un in bocca al lupo. Ok, volete aggiungere qualcosa? Se andiamo a conclusione, a questo punto volevo ringraziare nuovamente le mie associazioni che hanno sposato questo progetto, e voglio ringraziare soprattutto colui che è stato, diciamo, il presentatore di questa iniziativa, colui che ci ha realizzato il bozzetto e che l'anno scorso l'ha portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ovvero Alessandro Cristina, che è uno dei due artisti che realizzerà l'opera, come giustamente ha detto anche il consigliere Enrico Miele. E lo voglio ringraziare appunto perché l'idea è nata proprio nel mezzo della pandemia, quando insomma la nostra comunità è stata fortemente colpita da questo brutto male, e l'idea è nata appunto per cercare di creare una sorta di speranza, una sorta di riportare un po' di ottimismo all'interno della nostra comunità. Quindi l'idea, diciamo, che nasce con questa finalità, e sono contentissimo del fatto, ripeto, che tutte le associazioni, queste associazioni del territorio, quindi il Mosaico, l'associazione Armatori e il Circolo Canottieri di Termoli, abbia accolto di buon grado questa iniziativa e l'ha voluta condividere con la nostra amministrazione. Quindi a loro i nostri più sinceri ringraziamenti, grazie agli artisti che lavoreranno, che inizieranno a lavorare quindi già da domani, saranno operativi, e bene, questo è quanto. Se c'è qualche domanda. Lo possiamo considerare un prologo dell'estate termolese 2021? Sì, perché no? Lo si può considerare tranquillamente così, visto che oramai l'estate è alle porte, e quindi deve essere di buon auspicio anche appunto per l'imminente stagione estiva. I tempi di realizzazione dovrebbero essere di circa 4-5 giorni. Volevo cogliere l'occasione della data ufficializzata ieri da parte della Regione Molise sull'apertura della stagione balneare per chiedere cosa ha in cantiere l'amministrazione comunale sulle spiagge libere. Beh, sulle spiagge libere si sta procedendo così come è accaduto anche nella
precedente stagione balneare, a cercare di creare un attimino degli spazi, diciamo un attimino organizzati, per far sì che tutti gli utenti possano fruire serenamente e nel pieno rispetto delle normative di distanziamento sociale delle spiagge libere. Quindi la struttura dei lavori pubblici del demanio, l'assessore Perrazzano principalmente, l'assessore Arrampo, già al lavoro da settimane, insomma, per far sì che questo si realizzi, e si realizzi naturalmente nel più breve tempo possibile. Grazie. Okay. Allora, siccome c'è un altro evento che dobbiamo in qualche maniera presentarci, e soprattutto quello il giro del piano di marciare degli altri da parte dei bambini, che fondamentalmente rappresentano il futuro e quindi hanno bisogno anche di un attestato di presenza da parte nostra e di vicinanza dei loro confronti. Ora andremo giù al parco, per cui se volete seguirci ci ritroviamo lì giù. Grazie a tutti.